Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e benvenuti in questo nuovo vlog! Preparazione salsa per nachos in azione. Veniamo in due nachos. Poi questo sono tortillas. Questa cosa è... Abbiamo preso la ricetta giallo zafferano, ma l'abbiamo modificata perché non avevamo più cheddar che volevamo consumare. Quindi, abbiamo messo... Qua ci sono... 20 grammi di burro, ok. Qua 2 cucchiai di farina. Là sono 200 grammi di cheddar. Quanto è la confezione? 230 grammi di cheddar, perché questo abbiamo consumato. Era il pezzo intero, Daniele grattugiato. Ok. E poi. E niente, quindi. E noi il latte dobbiamo pesare, un bicchiere di latte. Il burro a fare sciogliere. Questo vlog inizia per noi alle 22 di sera. Perché se no si brucia il burro. Scusa. È tipo marroncina, nocciola, color nocciola diceva. Color nocciola. Ma il fuoco è basso, sì? Mescola, mescola. Vediti quella latera. Mescola. Aspetta. Non ricordi? Aspetta, quello correva. Direi che... Il latte dobbiamo mettere, giusto? Sì. No, non sentite, il latte è un pizzico di sale. Chiamo? Sì. Allora, poi continua un altro pochettino. Ok. Mescola. Con la tua mano non è semplicissimo. Non so. Dammi qua. Mica... No, muori. Mescola. Ho capito, mo mescolo, però se c'è la tua mano, che cazzo mescolo? Scusa, questo è un dettaglio. Devi scegliere i grumi, praticamente. Nel frattempo abbiamo preso la frusta per sciogliere questi rumi. Laterale ce ne sono un bel po' di rumi comunque. Vai, mescola, caro, mescola. Cracco, abbiamo cracco qui. L'hai preso il pizzico di sale? Me sombria. Non è stile. Abbiamo messo il pizzico di anche il sale. Devi mescolare fino a quando inizia ad addensarsi. Besciamella, secondo me, se noi facciamo come dicevo io, che frullavamo latte, si sta addensando però. Sì, ma io che ti ho detto? Vuoi fare la besciamella? No, facciamo come manda. Ma perché era poco il contenuto? Tanto c'è il fissa qua che mescola. Vabbè, devi passarti il tempo in qualche modo. È buono, mo. Boh, non ce l'abbiamo una tortilla adesso? Sì. Sono di là. Caduto tutto da là con il formaggio. È cribbio. Poi sono. Se te lo mangi poi è di meno. Abbiamo fatto le dosi qua. Ma muoviti. Mi sta addensandissimo. Mina dopo. Aggiungo? Mina dopo. Ci fate di dove ne esci qua. Piano! Vai, mescola. Ti piace farti la salsa? Questo, vabbè. Vai, che ci sta, la stai facendo? Guarda che bella cremina che ti è venuta, guarda. Non fuori, non va fuori, sennò si risolidifica. Metti qua di nuovo, metti qua. Vai. Dovevamo sceglierci il film prima di... Vabbè, importante mangiare. Il film è rilevante. Ok, ci siamo. Esperimento riuscito.
Cioè, in realtà io sono combinata così perché ho lavato i capelli, si stanno facendo asciugando con una tecnica che sto provando e vedremo come usciranno. Lo vedremo dopo. Ho una maglietta di cotone nei capelli, giusto per chiarire, ma sembro... Mio marito è entrato e ha detto che sembro uno degli indiani di qua sotto. Comunque, nel frattempo loro si asciugano, io ho smistato anche tutte queste cose che ovviamente erano là. È venuto, fantastico, fantastico. Grazie a lei, oltre che a lui, a lei. Questa è una spugna del... l'ho comprata al Ferramenta Imperial 100. È un po' abrasiva, quindi vedi, si vede. È un po' diamantata. Però se la passi piano piano non ti fa nessun danno. Ho provato, quindi mi ha eliminato quella macchia bruttissima che si crea in continuazione. Ma non andava mai via definitivamente. Qui c'ho, vabbè, questa perché l'ho usata ora per la maschera, perché sì, ciao, ho il turbante in testa fatto con la maglietta di cotone. Questa è la tecnica del plopping che sto provando. Una volta che le provo vi dico come mi trovo e faremo un video a parte. Quindi, mentre loro si asciugano, io continuo a sistemare. E sistemo tutto questo, in realtà non butto niente perché sono tutte cose da consumare. Niente, lui lo sto utilizzando, ma è fantastico, però non l'ho scannerizzato questo ancora. Almond e karité. Mamma santa, il profumo che fa sto coso. È fantastico. E niente. E questi sono ancora da finire di consumare. Questi sono da finire. Brava! Ecco, e qui si è fracassato uno scrub, perché se non facciamo danni non siamo noi. Ogni video... Oh, mi è caduto metà scrub. Era buonissimo, te lo stavo per far vedere. Va bene. Questo è lo scrub della pupa. Ci sono un sacco di capelli miei perché ho pettinato fino ad ora in questo lavandino. Della pupa, scrub salino, fantastico, tonifica, antifatica. Me l'hanno regalato perché dicono che sono sempre stressata, le mie amiche, quando ho fatto il compleanno. E si è rotto. E ciao, comunque non lo consumerò. Salve, di sottofondo la televisione a palla del marito che non so perché soffre di sordità precoce. Le vedi le cose? Che ci eravamo detti che avremmo sistemato definitivamente questo box doccia, dato che ho tolto tutto il calcare. Felice io. Ma non sarà così. Ora io mi sto struccando perché non ce la faccio più. Ho avuto una giornata infernale. Ora cadrai sicuro. Infernale. Aspetta che magari facciamo questo. Infernale, infernale assai, ma brutta proprio come giornata, brutta. Ce la faccio. Penso di aver parlato con più o meno una cinquantina di persone, più o meno. Ognuna di queste 50 persone aveva un problema da risolvere, ognuna. Qualcuno non capiva le parole che dicevo, metti a spiegare, mamma santa. Poi ho detto, vabbè, se che faccio, vado con mamma e mi compro cose che mi servivano. Ho comprato cose carine, però te le faccio vedere domani perché no, veramente non ce la faccio neanche a parlare più. Li adoro, pagati pochi centesimi, e domani c'è una cosa che ho comprato pochissimo, però mi serviva e l'ho comprata. E in attesa di trovare poi anche qualche scrunchies di seta, ma seta deve essere, quindi è la federa magari anche, che così magari non si elettrizzano, perché la... No, si è rotto. No, ma davvero? Me lo sono piazzata da sola. Addio. No, io non devo parlare, perché in questi giorni mi dicevo, mi zia, che è comodo sto coso. Mamma, ha resistito. Ho fatto un sacco di nodi. No, non sto per mangiarmi delle patatine col ketchup, ma lo sto utilizzando per fare una cosa, perché sta per scadere, quindi quando sta per scadere, per non perdere il prodotto, dato che non lo consumerò, lo utilizzo per togliere la ruggine. Vediamo se funziona con questa ruggine, perché questo si dovrà cambiare, ma nel frattempo, perché l'ho già utilizzato e ho avuto successo. Boh, ci proviamo, ma vediamo se se ne va. E c'è anche. Allora, quella spugna rossa non è ilimitata, ma meglio una spugna per i piatti, secondo me, perché la vedo troppo morbida. Guarda qui come se ne sta venendo con questa. Allora, con questa gratto leggermente, perché sennò, vabbè, a me non arriva niente che si righi un poco, perché rimangono le righe. Fermo restando che questo coso va abbassato,
perché non so il motivo secondo cui Daniele l'ha messo così alto, però è bruttissimo perché si vede da fuori. Cioè, è una cosa brutta, perché non metterlo a livello di cose? Non lo so, e siccome è anche troppo alto, sì che lui ci arriva, io ci arrivo pure perché alla fine ho sistemato, però no, si deve abbassare, si deve fare a filo di box, quindi sarà un lavoro che faremo prima o poi. Voglio farti vedere come è uscito benissimo anche questo. C'era un sacco di calcare. Allora, ho lasciato questo pezzo per farti la differenza. Guarda qua, ok? E guarda questi. Cioè, c'è differenza. Qua non ho strofinato più di tanto. Ora, infatti, mi rimane da fare questo tubo qui. Vedi come ci siamo combinati col calcare qua? Però guarda, rispetto a là sotto. Vabbè, continuiamo. Buongiorno! Vi avevo detto, vi facevo vedere le cose che ho comprato, ve le farò vedere, ma non ora. Spero quando torno, se no pomeriggio, e poi vi saluto, perché se no ogni volta arrivano 30 minuti. E ovviamente, o non lo vedete tutto, secondo me, probabilmente sì, arrivate a metà e poi vi seccate, oppure poi sì, sono troppe cose, e ecco, questa cosa ditemela, se sono troppe cose insieme, ma io faccio dei video in base a come vivo le mie giornate, e queste sono le mie giornate, ci sono tante cose che vivo, quindi poi le metto nei vlog, e non so se poi è troppo, quindi scrivetemi sotto quello che ne pensate. Ma ho preso il telefono per dirvi, torno subito tra qualche secondo per voi. Ma vogliamo parlare di questi capelli? Ieri facevano schifo. Ieri ho detto, ma che cosa ho combinato? Oggi sono bellissimi. Li ho legati come vi ho fatto vedere ieri sera. Ma questo volume non è dato da come li ho legati ieri sera. È dato da una cosa che io ho comprato ieri e che ti faccio vedere a pochissimi centesimi. Sicuramente non è quello che... cioè, non è l'originale, però l'ho vista e l'ho presa perché ero troppo curiosa. È data un'altra cosa che ho utilizzato. Stai lì che te lo faccio vedere. Due gesti, veramente, due gesti. Non mi esco le parole perché sono scioccata. Ho fatto due gesti, due, e ho avuto questo volume fantastico. Ed ecco terminato il tutto, bello ordinato, funzionale, e soprattutto... le macchie rispetto a prima, che era tutto pieno, sono state eliminate. Ma tanto lo cambieremo, non è un problema. Però devo dire, risultato soddisfacente. Nel frattempo che si fa la tisana, vi faccio vedere quello che ho preso. Dunque, partiamo dai prodotti di qualche cosmetico e qualcosa che ha a che fare con la casa, come sempre. Parto da lui. Lui l'ho visto nel video di Carmen, Carmen C. Carmen semplicemente me si chiama su Instagram, ma su YouTube la trovate come Carmen C. Lei l'ha provato perché pure lei era impazzita perché l'ha sentito da una sua amica, se non mi sbaglio, e ne parlava che comunque sembra ottimo come prodotto. Mi ha incuriosito, l'ho visto in offerta a 1,29€, veniva meno del Lenore, però il Lenore aveva qualche lavaggio in più, questo aveva 33 lavaggi iscritti, la 37, ecco, quindi alla fine là eravamo come rapporto qualità-prezzo, e ho preso lui perché ho sentito il profumo, questo è Vanilla Argan, è il Deox, ma è buonissimo, è davvero buono, cioè mi ricorda ora è Vaniglia del Lenore, ma più intenso. Speriamo non mi deluda, se non mi delude potrebbe essere che mi converto, anche se il mio amore è rimasto sempre lui. E per quanto riguarda la pelle, ho preso questi due prodotti perché li ho visti con l'app Yuka e sono eccellenti. Non hanno nessun allergene, nessun prodotto rischioso per la pelle a livello endocrino, a livello di fegato. Sì, perché ho scoperto con quest'app, leggendo, perché poi torno a casa e mi leggo le caratteristiche di tutti i prodotti, che ci sono prodotti che fanno male a livello proprio ormonale, non solo a livello di pelle, quindi li assorbiamo e anche a livello endocrino, a livello del fegato, non fanno bene. Io mi sono scioccata di questa cosa. Quindi se ancora non è scaricata, scaricatela, perché ti diverti, perché scannerizzi il mondo intero. Io vado in giro per i negozi a scannerizzare codici a barre, poi a parte il fatto che va da solo ormai, perché io metto a guardare magari perché leggo il... voglio vedere anche cosa c'è scritto, no? Come pubblicità, e nel frattempo lui ha già scannerizzato tutto. Quindi siamo ottimi collaboratori. Ho preso questi due prodotti, sempre della linea i Provenzali Bio. Non tutti i prodotti sono ottimi, attenzione, perché per curiosità ho scannerizzato altri prodotti di questa linea qua, tra cui non mi ricordo se c'era una crema viso, esatto, la crema viso non va bene,
La crema viso migliore che io ho visto oggi scannerizzando era quella del, non mi ricordo se Ogmia si chiama, comunque è la migliore. La migliore, è eccellente quella crema viso, come lo scrub e come qualsiasi altra cosa. In questo caso questo pure era eccellente ed è gel detergente biologico rosa moschetta, testato su peli sensibili, purificante. Mi serviva un gel perché sto terminando fortunatamente quello della L'Oreal, mai più in vita mia che fa una puzza assurda, quelle fiori rari, e quindi ho preso questo perché era anche in offerta. Tutti i due prodotti erano in offertissima, se non è che li compravo ora, aspettavo l'offerta come sempre, io sono la donna delle offerte. Sempre alla rosa moschetta, pH isola crimale, c'è questo struccante occhi biologico. Quando ho scannerizzato con l'app l'acqua micellare della Garnier, non me la portava ottimo come prodotto e mi portava anche il perché. Quindi mi portava come alternativa questo. Sono andata oggi, l'ho di nuovo cliccato per vedere le componenti, perché qua sono minion, ma nell'app sono grandissime e quindi puoi leggere qualsiasi cosa. E mi porta che è proprio eccellente, eccellente come prodotto. E quindi che fa, non la provi? Ha un profumo. Ha un profumo molto buono. Mi piace. Anche il gel l'ho aperto oggi da mia madre, perché adesso se lo compro pure lei. Ha detto, a parte il fatto che è carino tutte queste bollicine. Ma buono, buono. Rispetto a quello che utilizzo, perlomeno. È buono, è molto buono. Quindi ho fatto questi due acquisti, li proveremo insieme, perché appena terminerò i prodotti, come sai io finisco proprio fino all'ultima goccia i prodotti, anche quelli che mi fanno schifo, pietà e misericordia, come questo coso della L'Oreal, ai fiori rari che veramente non si può sentire. E poi lo proveremo insieme e appena lo provo te lo dico. Quindi se ancora non sei iscritto al canale, iscriviti al canale, clicca la campanella che deve diventare scura, se no le notifiche non ti arrivano, non che di solito arrivino lo stesso. Di sottofondo il cane del vicino, come sempre, perché se non c'è il vicino di lato c'è il vicino di sopra che si ammazzano fra di loro. Detto questo, dobbiamo fare, non è che siamo in uno studio, siamo in una casa, quindi pazienza. Cosa ho preso? Questo in un negozio, in un altro negozio di cose per la casa, da noi si chiama Tutto Casa, ok? Se sei di Reggio Calabria si trova vicino allo stadio, ok? Ha cose bellissime, secondo me sfiziose, non tante, tante cose, però quelle poche cose carine, perché portano cose particolari proprio per la casa. In particolare ho preso questi Domopack perché erano in offertissima. A quanto erano? 79 centesimi mi pare, e li ho presi perché li stavo terminando. Quindi mi servivano e li ho acquistati, così come la carta forno che l'ho proprio finita. In questa casa l'unica cosa che non può mancare è la carta forno, perché io non voglio mettermi a cacciare olio a perdere delle teglie. Quindi cosa faccio? A parte il fatto che io non uso molto olio, partiamo da questo punto di vista, tutte le cose che faccio al forno ne metto un filo, però la carta forno la utilizzo molto, anche soprattutto, no anche, soprattutto, perché ha più funzionalità sotto questo punto di vista, con la piastra. Ok? La piastra quella per fare i toast e queste cose qua. Cioè, io non mi metto poi a pulire la piastra perché scende la provola, si attacca, la mozzarella, cola. No, io metto la carta forno sopra e sotto, poi caccio la carta forno. Una botta veloce, non mi ammazzo a sgrassare, a cacciare macchie, roba varia. Funzionale. Il tutto è poi ottima per tanti motivi. Io la carta forno la utilizzo per tante cose. Anche per metterla nei vassoi a volte. E quindi... I bicchieri, perché li avevo finiti, non li utilizziamo mai, ma metti che servono, meglio averne un po' con i bicchieri. Ma special guest di questa, sono tre però, non so chi scegliere di più, ti dirò, non so per quale acquisto sono più contenta, forse per l'ultimo che ti farò vedere. Comunque, iniziamo. Parto da, mi è da ridere, lui con il tappo di sughero, io adoro. È un contenitore per cose, ok? Linea country, contenitore per cose, poi non dice che cos'è, perché cosa è. Sì, io cosa ho fatto? Ho scelto di farlo come contenitore del sale, il famoso contenitore che ho praticamente distrutto, che era una zuccheriera, ricordiamoci, e ho preso questo che sicuramente non è per il sale, come d'altronde potevamo aspettarci, ma io lo voglio per il sale perché mi piace, perché entra nel contenitore dell'IKEA e se vuoi vedere se veramente entra, cioè perché secondo me entra, ma ancora non l'ho provato, continua a seguirmi nei prossimi vlog, perché dopo questa ripresa, domani mattina, io questo lo devo riempire perché sono rimasta senza contenitore del sale, però è carina anche la forma, non è il solito contenitore anonimo, sai, e poi farò un'etichetta. Vedremo come fare. Poi ho preso lui. Mi piaceva tantissimo
mettere i biscotti, perché avevo un contenitore che non era ermetico, quindi i biscotti, anche se era vetro, non venivano mantenuti bene, perché ogni volta che l'avvitavo, poi per come sono fatta io che corro sempre, l'avvitavo male e quindi si sono fatti, ho buttato mezzo pacco di biscotti, perché poi non, io non li mangio sempre, mangio un giorno biscotti, un giorno il pancake, un giorno un plum cake, un giorno mangio solamente il cappuccino, mi secco facilmente le colazioni, quindi vario. E capita che stanno pure una settimana che non li mangio, è rimasta aperta evidentemente perché non l'ho avvitato e mi sono giocati i biscotti. Questo invece è a pressione, quindi non c'è speranza. Non devo avvitare come quello. E l'ho preso. L'ho preso perché ti farò vedere dopo, secondo me si abbina tantissimo col mio angolo caffè. E poi è bellino. Non è tanto grande, la capienza è di 1200 ml, non è molto grande. C'era anche più grande così e veniva 5 euro e qualche cosa. Questo l'ho pagato un 4 euro. E mi è piaciuto, perché non è tanto grande, quindi metto pochi biscotti alla volta, così non ho neanche il rischio che ora mi cadrà. È vetro, vale, vedi, farlo cadere a terra. Sì. Ultimo acquisto che ho già tolto dalla confezione perché l'ho dovuto usare stamattina, cioè te l'ho detto, non ho resistito. Cioè, mi sono svegliata stamattina con questo pensiero. E noi 80 centesimi ad oro. È il pettine che solleva le radici. Do you know? Ok, allora la Demman mi pare come ditta lo fa pure questo pettinino, probabilmente è anche più piccolino, non lo so, e non costa neanche tanto su Amazon, però l'ho visto là, mi ha colpito il colore perché era, spiccava in mezzo a tutti gli altri che erano neri, 80 centesimi che fai, lo lasci là, e l'ho provato e ci figuro di sto coso che cosa può fare, e stamattina ho fatto questo gesto, praticamente per sollevare le radici questo pettinino, perché non te l'ho detto, quando tu fai così, tipo fai in questo modo, ok, premi, ok, e ti solleva le radici, voilà, quindi io ho trovato il pettine che dovevo ordinarmi su Amazon, ma che tanto non l'avevo ordinato, 80 centesimi l'ho preso, e devo dire fa il suo bellissimo, bellissimo ruolo, e poi è anche rilassante, comunque. La cosa bella è che io questo movimento qua, spesso, a testa in giù, lo facevo con le mani. Mia madre mi ha sempre insegnato che per dare volume ti metti a testa in giù e fai così da dietro verso avanti e dai volume. O comunque così, vabbè, si dà. Però qual è il problema? Che se tu ti tocchi la radice con le mani, magari hai passato poco prima la crema, magari, non so, hai toccato anche maniglie della porta, non sai mai quanto può essere sporco il polpastrello, ti fai la radice del capello lurida, ok? Io ho una radice che già al quarto giorno inizia un po' a vedersi la radice un po' grassa, quindi automaticamente se vado a toccare i capelli sempre con le mani, mi piacciono i capelli col volume, e ho visto, documentandomi sul web, che questo pettinino è per i capelli afro in realtà. Sono contenta degli acquisti, uno perché comunque nel totale ho speso, aspetta, ieri ho speso 13, 14, 27 euro, sì. Eccoci qui, siamo arrivati alla fine di questo vlog. Io spero di averti tenuto come sempre compagnia, di averti dato qualche spunto, così come gli altri danno spunto a me, quindi questo passaggio del testimone, come sempre, di cui vi parlo. E per quanto riguarda l'anticalcare, hai visto, ha funzionato, ma dove non è arrivato l'anticalcare è arrivato il ketchup. Ragazzi, ognuno si è sempre inventare cose nuove per capire, ci sono tantissime soluzioni assurde. Non so se avete mai visto quei video americani o inglesi, tipo 5 minutes craft, che fanno soluzioni veloci, tipo 25.000 soluzioni, ecco, vedeteveli, perché quelli vi salvano la vita, secondo il mio modestissimo parere. Spero di esservi stata utile con tutte queste cose anche comprate, e come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un like, che mi fa sempre piacere, commentate sotto, almeno so che siete vivi e che ci siete e che siete qua attivi, e soprattutto che mi seguite realmente, altrimenti penso che siamo solamente in 10 più o meno, perché comunque alla fine le persone che mi commentano sono di solito 7/8, non che questa cosa mi dispiace, perché comunque sono contenta che ci siano loro, perché sono persone che veramente mi fanno tantissima... mi danno una sensazione molto, molto benefica, sinceramente, perché è proprio gioia quando vedo qualcuno che mi scrive o che mi fa domande, sono veramente felice e penso, vabbè, allora non parlo da sola. Va bene, io vi saluto, vi auguro come sempre un buon tutto e soprattutto scialatela nonostante tutto. Ciao!